Com'è andata la proiezione? No, bene, è andata molto bene, è stata la prima nazionale di questo film che si intitola Un attimo sospensi. Grazie al Festival di Tavolara, grazie a Piera De Tassis che mi ha dato questa opportunità e che comunque ci sono tante persone del cinema italiano molto, molto importanti, comunque è stato anche un posto dove ho potuto far vedere il mio film, diciamo. È stata una bella proiezione, adesso speriamo nell'uscita in sala, nei prossimi mesi, diciamo. Quando arriverà a Cagliari? Ma speriamo a fine settembre-ottobre, stiamo cercando di organizzare bene, infatti nei prossimi giorni ci sarà anche qualche altra novità proprio sull'uscita e sui festival, diciamo. E dove che festival lo presenti? Allora, è stato già selezionato il Festival di San Sebastian in Spagna, che è un festival abbastanza prestigioso, per l'anteprima europea, e poi al Festival di San Paolo in Brasile ad ottobre, che è uno dei maggiori festival dell'America Latina. Ascolta, la produzione... Allora, i produttori sono Mauro Sangiorgi e Amedeo Baccigalupo della Nuvola Film. Nel cast c'è Paolo Bonacelli, Anna Caterina Morario. E l'hai scelto tu il cast? Sì, Roberto Nobile, Nino Frassica, Fiorenza Tessari, Rosario Lisma, Andrea Dianetti, uno dei finalisti di Amici di 2 edizioni fa, c'è un bel cast. E come ti sei trovato tu a dirigere questi attori? Bene, perché ho avuto una troupe molto, molto bella, molto, molto, molto interessante. C'era il direttore della fotografia Marco Onorato, che ha curato la fotografia per Matteo Garrone, per il Balsamatore. Il fonico era un fonico che ha curato il suono per Saverio Costanzo, c'era una bella troupe di grandi professionisti. Che ti ha fatto sentire sicuro. Che mi ha fatto crescere, per dire la verità. Sono cresciuto io dentro. E c'è già qualche altro... Sto preparando una nuova cosa, non in Italia ma in Francia. Speriamo vada tutto in porto. Vabbè, ora intanto devi pensare... Infatti, adesso speriamo che esca questo e riesco a vederlo qualcuno. Grazie.